Il 23 settembre del 2015, nella solennità di San Pio da Pietrelcina, celebra l'Eucaristia il Cardinal Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il Cardinale, parlando di Padre Pio e della Misericordia, definisce questa come l'altro nome dell'amore. In riferimento a Padre Pio, due sono i punti fondamentali sottolineati dal Cardinale: l'amore per l'Eucaristia e l'attrazione dei penitenti per il sacramento della riconciliazione, di cui Padre Pio è fulgido esempio e portatore nel mondo. Il nostro santo è venerato ed amato in modo speciale per la sua esperienza di stretta partecipazione alla croce di Cristo, fino al punto da portare nel suo corpo i segni della stessa passione di Gesù. La croce dunque è al centro della sua testimonianza, secondo quella rivelazione che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, il Padre ha nascosto ai sapienti e ai dotti, ma ha concesso ai piccoli. Sì, Padre Pio fa parte di quei piccoli ai quali appartiene il regno di Dio e noi siamo qui oggi per venerarne la memoria mai venuta meno, raccoglierne la testimonianza, imitarne le virtù, rendendo grazie al Signore per aver donato alla sua Chiesa questo esemplare discepolo di Cristo crocifisso e fedele ministro del popolo di Dio. Dobbiamo dunque capire meglio l'esperienza della croce che ha segnato l'intera vita di Padre Pio e che sta al centro della nostra fede cristiana. Così facendo, rimaniamo anche fedeli al tema centrale del cammino pastorale di questa Chiesa e di questo santuario, redenti dalla croce di Cristo. Lo stesso San Pio avvertiva tutto il peso della croce, nonostante l'amore con cui l'aveva abbracciato, tanto da scrivere a chi lo confortava queste parole: «Voi con questa vostra lettera avete gettato un po' di luce nel mio spirito, luce che mi comunichi la forza a potermi trascinare dietro la croce e farmi sentire un tantino di meno il suo enorme peso. Mi copro il volto di rossore», continua il santo. Eppure con tale conoscenza questo povero discepolo del Nazareno sente sul suo cuore pesare enormemente la croce e molte volte va in cerca del pietoso Cireneo che lo sollevi e lo conforti. Non dobbiamo dunque nasconderci la difficoltà ad accettare la croce nella nostra vita. E ciò è reso ancora più evidente dal fatto che a volte anche noi credenti possiamo avere un'idea superficiale o addirittura inquinata del genuino significato della croce di Cristo e del suo invito a seguirlo sulla stessa via, come abbiamo sentito nel Vangelo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umili di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Non possiamo non cogliere il paradosso di queste parole di Gesù. Ci promette una consolazione attraverso l'imposizione di un giogo. Se non approfondiamo questo punto centrale della nostra fede, rischiamo di rendere retorico il nostro annuncio evangelico e poco credibile la nostra testimonianza cristiana. Come pure rischiamo di non capire in pieno e in profondità la testimonianza di San Pio. Tutto ciò aveva ben capito Padre Pio fin dalla fanciullezza, anche attraverso grazie speciali che si sarebbero poi moltiplicate nel resto della sua vita. Il nostro santo è stato conquistato dall'amore di Cristo e ha risposto con tutte le sue forze nella stessa logica dell'amore che porta a voler imitare e seguire la persona amata. La passione e croce di Cristo che hanno segnato tutta la sua esperienza religiosa e lo stesso suo corpo sono state e sono da interpretare alla luce dell'amore e non come ricerca o piacere della sofferenza fino a se stessa. Così scriveva il nostro santo: «Sì, io amo la croce,
la croce sola. L'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Oramai Gesù vede benissimo che tutta la mia vita, tutto il mio cuore è votato tutto a Lui e alle sue pene. Gesù solo può comprendere che pena sia per me allorché mi si prepara davanti la scena dolorosa del Calvario. San Pio aveva capito bene l'intera dinamica della fede cristiana, che parte dal lasciarsi conquistare dall'amore di Dio per rispondere con l'imitazione di Cristo, che ne è stata la piena manifestazione. Seguire Cristo per amore comporta accettare la via della croce, secondo le parole di Gesù: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ma ciò è diverso dal considerare le nostre sofferenze come volute da Dio per meritarci il suo perdono. Infatti il perdono dei nostri peccati è stato meritato dall'unico e perfetto sacrificio di Cristo, che ce lo dona gratuitamente ogni volta che ci pentiamo e confessiamo i nostri peccati. La penitenza che accompagna il perdono è il segno del nostro pentimento e non il prezzo del perdono. Con esse ci purifichiamo dall'attaccamento al male e intraprendiamo il cammino faticoso del ritorno alla casa del Padre, che non gode delle nostre sofferenze, che sono conseguenze invece dei nostri peccati. E qui possiamo comprendere ancor meglio allora l'apostolato di San Pio, che ha occupato tutta la sua vita, la celebrazione dell'Eucaristia e del ministero della misericordia nel sacramento della penitenza. L'Eucaristia è stata ed è la fonte e il culmine di tutta la vita di Padre Pio. In una celebrazione così intensa e partecipata da attirare ed edificare le folle che volevano parteciparvi. E sappiamo quanto abbia sofferto il Santo quando per obbedienza dovette privarsi di questo apostolato, accusato falsamente. E nel sacramento della penitenza Padre Pio consumò il resto del suo tempo, accogliendo i peccatori, dirigendo i fedeli sulla via della salvezza e della santificazione. La testimonianza è unanime nel sottolineare come il nostro Santo riusciva, anche grazie a doni speciali, a conoscere l'animo umano, coniugando la misericordia con la verità di una vera conversione del cuore dei penitenti, sapendo dosare come buon padre l'esortazione con il rimprovero, al fine di aiutare ogni penitente ad amare e seguire il Signore, abbandonando ogni attaccamento al male. E anche qui Padre Pio sperimentò la croce delle calunnie più infami, che portarono per un certo periodo di tempo a dover privarsi anche di questo strumento del suo fecondo ministero sacerdotale. Possiamo dire che a imitazione di Cristo Padre Pio ha speso tutta la sua vita per la salvezza delle anime, senza risparmiarsi in nulla, nella buona e nella cattiva salute, fino alla vigilia della sua morte. Per questa sua totale e straordinaria assimilazione a Cristo nel dono di sé, egli ha avuto anche il privilegio straordinario dei segni della passione di Cristo nel suo corpo, con la sofferenza fisica ad essi collegata, come pure con la sofferenza delle incomprensioni e calunnie che gli sono state rivolte, quasi volesse farsene un vanto, mentre, come sappiamo, fin dall'inizio chiese la grazia che la sua partecipazione alla passione di Cristo non fosse visibile, ma non venne esaudito. Così come la sua stessa straordinaria assimilazione a Cristo è stata accompagnata da altri segni soprannaturali che aiutavano a sollevare i deboli dai loro tormenti, come faceva Cristo con i suoi miracoli, con cui manifestava la potenza della sua missione e anticipava la vittoria sul peccato e su ogni male che ne deriva. Ed è per lo stesso scopo di dare speranza all'umanità afflitta che Padre Pio volle fortemente la costruzione di un ospedale che chiamò significativamente Casa Sollievo della Sofferenza, per rendere possibile a tutte le migliori cure, come ancora evidente ai nostri giorni. Ma tutte le sue energie erano sorrette non tanto dalla fiducia nei mezzi umani, bensì dalla continua comunione con Dio nella preghiera, che lo poneva in continua relazione con Dio. Per questo volle costituire i gruppi di preghiera, perché fossero luogo di intensa esperienza di vita spirituale e di cristiana testimonianza nella vita di ogni chiesa locale, come ancora oggi avviene.
Da questi pochi tratti possiamo ricavare dunque una rinnovata lezione per la nostra vita di sequela di Cristo, aggiungendo alla doverosa venerazione a San Pio anche la imitazione di Lui, che poteva ben dire come San Paolo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Anche noi dunque siamo chiamati a verificare la genuinità della nostra fede e devozione, che deve avere come fondamento la convinzione dell'amore di Dio, perché solo se siamo conquistati da questo amore possiamo fare della nostra vita una risposta di amore, abbandonandoci alla volontà di Dio e seguendo, non per timore e costrizione, l'esempio di Cristo.